Buongiorno. Signora Presidente del Consiglio Comunale, autorità presente, care amiche e cari amici, è sempre una grande emozione partecipare a questa cerimonia. Soprattutto è sempre un onore per me rendere omaggio a donne e uomini che hanno veramente fatto grande Milano. Tutti loro hanno realizzato qualcosa di concreto e di grande, al tempo stesso un contributo al bene comune e alla crescita della propria comunità e del proprio paese. Grazie. Care familiari, cittadine e cittadini, ogni anno ci troviamo a celebrare i benemeriti della nostra Milano, che hanno contribuito a rendere grande la città e il paese. Sono gli esempi di cui siamo più fieri, dei quali è giusto onorare la memoria iscrivendone i nomi al famiglio del Monumentale. Gli sforzi di queste donne e di questi uomini, le loro virtù civiche, sono testimonianze da custodire e tramandare alle future generazioni. Negli estratti delle biografie che leggerò sono tracciate delle vie da seguire, che chiunque aspiri ad essere cittadino o cittadina, consapevole e responsabile, può percorrere e a cui può ispirarsi. Anna Gastel, una delle donne simbolo della vita culturale milanese e italiana. Amante dell'arte, della musica, esperta di pittura, ha presieduto il festival Mito Settembre Musica. È stata il primo battitore donna nella storia della più antica casa d'aste del mondo. Ha lavorato per il Fondo Ambiente Italiano, impegnandosi per la valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Quindi da oggi i nomi e le storie dei nuovi benemeriti sono custoditi in questo luogo di memoria e di celebrazione. Nel loro esempio Milano può riscoprire la sua pluralità, la sua diversità e i suoi punti di forza differenti. La nostra città sa che è proprio nella differenza delle idee, di visioni e di culture che si sviluppano quelle condizioni capaci di innovare i nostri pensieri, le nostre azioni e anche le nostre vite. Grazie.